Questa domenica non porto nessuna intervista, anzi la porto, intervisto me stesso. Ho voluto fare questo video che sarà molto trasparente perché se da un lato molto probabilmente attirerà le antipatie di invidiosi, saccenti o gente che pensa che sia sempre tutta una truffa, dall'altra parte secondo me potrà portare tanta fiducia a quelle persone che come me si sono trovate a un bivio nella vita. Io ero in profonde difficoltà economiche fino allo scorso anno e oggi sono in una situazione nella quale potrei tranquillamente, molto tranquillamente devo dire, andare a sopportare un anno intero di disoccupazione senza assolutamente nessun introito, o meglio, nel migliore dei casi, grazie ai sussidi di disoccupazione, sempre nel caso tocchiamo ferro, che io rimanessi a spasso, assieme ai soldi messi da parte potrei andare avanti almeno un paio di anni e mezzo. Questi sono i conti che ho fatto. Non con lo stesso tenore di vita, certo non mettendo magari niente da parte, ma quello ovviamente è un altro discorso. Riuscirei comunque a vivere discretamente bene. Oggi questa intervista è fatta a me per aiutare te. Ciao, io sono Pasquale e questo come sempre è il mio canale Io Risparmio, dove ti racconto la mia avventura alla mia ricerca della famosa indipendenza finanziaria ed ogni tanto qualcosa di molto più pratico e molto più concreto, come ovviamente in questo video dove cerco di andarti a spiegare, di spiegarti come in un solo mese io sia riuscito a mettere da parte e investire in totale quasi 1500 euro. Se questi video sono di tuo gradimento, ti chiedo magari la cortesia di farmelo capire lasciando un pollice in su per farmi aiutare, per aiutarmi a crescere su YouTube e farlo capire all'algoritmo di YouTube, ma anche iscrivendoti al canale e cliccando sulla campanella delle notifiche. Ti ricordo che puoi anche seguirmi sul mio blog www.risparmioinvesto.com, dove pubblico due volte a settimana, ogni lunedì e ogni sabato, un articolo diverso. Dacci un occhio. Per chi mi segue da un po', forse se lo ricorderà già, chi noi invece non lo sa, ma quando ho iniziato questo percorso io riuscivo a risparmiare più o meno, anzi noi come famiglia riuscivamo a risparmiare, perché eravamo io e mia moglie, a mettere da parte il 15% scarso dei nostri due stipendi. Una cifra di tutto rispetto, se ovviamente consideriamo che fino a qualche mese prima invece non solo non riuscivamo a mettere soldi da parte, ma eravamo sommersi dai debiti, dalla melma, e stavamo sempre in difficoltà, tutti i mesi, nessuno escluso. Ma un poco alla volta siamo riusciti ad affinare le nostre tecniche di risparmio ed inoltre i primi pagamenti da YouTube, da link affiliati e anche da altre attività che porto avanti ovviamente contemporaneamente a tutti e due i nostri stipendi stanno aumentando la liquidità che entra nelle nostre tasche e che a questo punto noi trattiamo come un reddito non esistente. Non usiamo questi introiti delle varie affiliazioni per pagare nuove spese o per fare nuove spese. Le spese le andiamo sempre a fare solo con i nostri due stipendi. Qualunque soldo riusciamo ad incassare di più viene automaticamente messo sul conto di emergenza oppure investito. Per cui facciamo i conti in tasca a me, anzi a noi. Ricordo che noi riuscivamo a mettere da parte, quando abbiamo iniziato l'anno scorso, ottobre, circa 300 euro al mese. Inoltre io lavoravo full time all'epoca, prima che nascesse il demone, e il nostro affitto era di circa 580 euro al mese. E mettevamo da parte circa il 15% più o meno, in ordine di grandezza, fra i nostri due stipendi, su un totale di 3.700 euro al mese circa. Cifra interessante, ma ricordo che vivo in Irlanda, dove ieri ho preso un cappuccino al bar e l'ho pagato 3,20 euro. La vita non costa poco. Facendo il part-time invece i nostri stipendi sommati, più o meno, perché mia moglie lavora su turni, arrivano attorno ai 2.900 euro al mese, per cui più o meno 800 euro in meno al mese. E inoltre il contratto di affitto è anche salito a 630 euro al mese. A febbraio scade e sarà aumentato. Ma la nostra strategia non è cambiata, è solo migliorato il nostro approccio. Ti faccio anche vedere che anche se non avessi ricevuto i bonus dai link affiliati o dalla monetizzazione di YouTube, saremmo comunque in grado di ottenere dei risultati meravigliosi. Prima di tutto abbiamo continuato a liberarci anche questo mese, di mese in mese ci riusciamo, di cose che riteniamo poco utili o inutili. E sai, vendi qualcosa che vale 10 euro qui, 20 euro lì, abbiamo fatto il mese scorso 80 euro che ci siamo messi in tasca, che sono finiti su uno dei conti broker. A proposito, ricordo che non avendo più debiti, i famosi tantissimi debiti, 500-600 euro al mese, che prima usavamo per coprire carte, fidi bancari,
e altre cavolate varie, ora sono tutti a nostri risparmi, utilizzati per i risparmi. I soldi che possiamo usare per sfruttare l'interesse composto sono questi anche. Altro fattore, abbiamo continuato ad affinare la nostra metodologia degli acquisti degli alimentari, e questo è merito di mia moglie che è un genio. Per esempio, abbiamo scoperto che alcuni supermercati mettono la carne e il pesce, che scade quella sera, a 99 centesimi in vendita. Noi andiamo a comprare in batch tutti questi alimenti e poi li andiamo a congelare, cucinandoli all'occorrenza e risparmiando anche un sacco di soldi sulla spesa alimentare, sugli alimenti. Anche le spese dei libri che io leggo sono diminuite tantissimo. Ho installato infatti un plugin su Amazon che si chiama Keepa, e ti faccio lo spelling, K-E-E-P-A. Questo plugin tiene traccia di tutti i prezzi storici di tutti i prodotti in vendita su Amazon. Tu puoi mettere anche un avviso di prezzo che ti mandi un reminder se l'articolo, per esempio, raggiunge un prezzo storico più basso o quello che tu hai selezionato come prezzo massimo che vuoi pagare per comprare quell'articolo. E per cui tutti i mesi vado a comprare libri, CD, Blu-ray scontati, io amo i film, anime e manga e riesco a comprare quello che voglio risparmiando. Sicuramente dovrò attendere un pochino, ma ho così tanti prodotti in watchlist che uno al mese più o meno esce fuori, non mi devo preoccupare. Poi, avendo deciso di non andare oltre un certo budget per ogni singola voce, sai, CD, libri, DVD e così via, il problema non si pone. Insomma, credo che ora sia il caso di dire quanti di quei 1.500 euro sono risparmiati e quanti invece provengono da link affiliati, promozioni YouTube. Bene, poco più di quei 1.500 euro, poco più di 400 euro vengono dai link affiliati. Vuol dire che io e mia moglie siamo stati bravi, abbiamo avuto la capacità e non siamo autocelebrativi qui, ma siamo stati appunto bravi a risparmiare più di 1.000 euro, ottimizzando le spese, risparmiando e facendo i buoni amministratori. Per l'esattezza il 36%, che sono 1.044 euro di risparmi fatti da noi. Se procedessimo così per 20 anni saremmo ovviamente a posto, io di ritirarmi dal lavoro prima della pensione in ogni caso, lei molti ma molti anni prima perché è più giovane di me. E siamo molto soddisfatti di questo. È per questo che voglio dire a tutti quelli che non credono di essere in grado di risparmiare che un modo lo si riesce a trovare sempre e che non bisogna perdere la fiducia in noi stessi. Capisco situazioni particolari, redditi molto bassi, disoccupazione, ma io qui mi riferisco alla persona ovviamente media e che ci può riuscire. La metodica è, come dicevo prima, che qualunque cosa guadagnate che non sia proveniente dal vostro stipendio la si deve trattare come se non esistesse proprio, la si mette a produrre, sia che vada in un conto di emergenza, che si sposti in un conto broker, in un conto di risparmio, non spenderla per comprare la nuova fotocamera, il nuovo telefonino o cose che sono solo di facciata. Ognuno poi ha i propri progetti di vita e qui ovviamente non sono qui a giudicare le persone, ma per quanto mi riguarda noi vogliamo arrivare ad essere indipendenti dal lavoro e non stiamo facendo nessuna rinuncia particolare che possa ad esempio, che ne so, pesarci o farci sentire bistrattati o diversi dagli altri. Tra l'altro, come citavo nella recensione del libro di Ray Dalio che è uscita martedì scorso, esiste un'equazione secondo lui per realizzare le cose: sogni più realtà più la determinazione uguale una vita di successi. E come si può negare una cosa del genere, soprattutto dopo che la stiamo provando noi, io e mia moglie, sulla nostra pelle, nella nostra vita? Ricorda, sogni più realtà più determinazione uguale una vita di successi. Dipende solo da noi stessi. Le cose della vita ci possono venire sempre contro, non c'è dubbio. Ma se applichiamo questa formula, prima o poi, gireremo la vita dalla nostra parte. Noi due ci stiamo riuscendo in questo momento. Io spero che anche tu, che mi stai guardando in questo momento, mattone dopo mattone, un poco alla volta, possa riuscire a costruire i tuoi sogni, il tuo palazzo. Eccoci arrivati alla fine anche di questo video sulla mia vita e spero che sia un modo per spronarti nel dire che al di là che il tuo fine ultimo possa essere come me e mia moglie di essere finanziariamente indipendente o diventare un pilota di Formula 1 o un astronauta, non ci sono limiti alla nostra volontà. La mia esperienza lo sta dimostrando e nessuno deve sentirsi in grado di dirti che non ci riuscirai mai o che sei un fallito o che sei troppo giovane o che magari come me sei un po' troppo vecchio per fare qualcosa. Segui le equazioni di Ray Dalio. Bene, spero che la condivisione di questa mia esperienza sia stato di tuo interesse. Se così fosse, per favore ti chiedo la cortesia di
Lasciami le tue impressioni nei commenti qui sotto, ovviamente come sempre per aprire una discussione in merito. Inoltre, se il video ti è piaciuto, per favore distruggi il pollice in su, ovviamente senza spaccare il telefono, la tastiera, piano piano ci riesci, è un modo di dire distruggi. Per lasciare un bel mi piace, iscriverti al canale, cliccare la campanella delle notifiche e anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!